Ciao, mi chiamo Maria Luisa e ti do il benvenuto qui sul mio canale, un canale dedicato a quelle che sono due delle mie più grandi passioni, il minimalismo, seppur in una forma gentile, concetto che ho spiegato e continuerò a spiegare nei video che registrerò in futuro, e skincare e make-up per pelli in particolare dedicate a pelli mature sopra i 40 anni. Qualche settimana fa sono stata contattata da Mean Cosmetics, che non è altro che uno dei migliori siti per acquistare prodotti coreani presenti anche in Italia, anche con un negozio fisico a Milano. Sono stata contattata perché sono stata selezionata anche per il mese di maggio per ricevere a casa e recensire un prodotto. Ad aprile avevo recensito Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream della linea Meisani e vi garantisco che la mia recensione è stata sincera. È un prodotto assolutamente valido, ma non particolarmente adatto alla mia pelle. L'ho trovato un po' sticky, un po' appiccicoso. L'effetto voluto era glowy, però io non l'ho particolarmente apprezzato. L'ho data a mia figlia e lei che ha 14 anni lo ha apprezzato, quindi vi garantisco che è un ottimo prodotto, ma la mia recensione è stata sincera, non l'ho trovato adatto alla mia pelle. E quindi aspettatevi anche oggi una recensione assolutamente sincera, perché sono sincera nella vita con i miei studenti, io insegno inglese alle superiori e lo sarò anche qui con voi, anche a costo di non ricevere più proposte di recensioni. La mia recensione questa volta va bene, è assolutamente positiva, assolutamente positiva. Il prodotto che ho ricevuto è la Centella Asiatica Extract Essence, Sun Essence di Bar. Bar è una casa coreana che propone prodotti assolutamente vegani al 100% e dedicati alla ricostruzione cutanea della pelle più fragile. Quindi le formulazioni sono delicatissime. Si tratta di una protezione solare 50. Ora vi racconto un po' qual è il mio rapporto con le protezioni solari. Come ben sanno quelli della mia età, io ho 48 anni, le protezioni solari che sono sempre state messe in vendita fino a un po' di anni fa erano quelle dedicate all'esposizione solare a mare, quelle che lasciavano una patina biancastra e quindi assolutamente improponibili sotto il trucco. E quindi io per moltissimi anni ho pensato che applicare la crema, al momento sto usando la Photo Brightening Moisturizer della Pericone MD, è a base di vitamina C ed è favolosa, contiene un fattore di protezione solare 30. E poi sopra il mio amato fondotinta Dior Forever Skin Glow. Questo ha una protezione che non è specificata chiaramente, ma varia dai 15 ai 20. Attenzione, non pensiate che si sommano, cioè la somma non fa 50-55, la somma è sempre 30, perché prevale sempre il prodotto che hai stratificato che ha la maggiore protezione solare. Pensavo di essere nel giusto, pensavo che agivo sicuramente bene ad andare a mare il meno possibile. Non sono veramente appassionata di mare. Io vivo qui in Sicilia, sulla costa ionica, ma non vado moltissimo a mare perché mi è sempre piaciuto mantenere una pelle candida e non mi sono mai piaciuta abbronzata. E comunque però andare a mare è anche molto rilassante, fa sicuramente bene ricaricarsi di vitamina D, quindi sono sempre andata negli orari dalle 8 di mattina fino al massimo alle 10. 11. Ho anche sempre pensato di aver agito bene con gli acidi. Amo moltissimo e sfolio moltissimo la pelle con gli esfolianti chimici e quindi io rigorosamente, proprio perché vivo in Sud Italia, già a maggio ho sempre interrotto l'uso di questi prodotti. E invece alla fine di quest'estate, estate 2022, mi sono accorta all'improvviso di essermi macchiata. Non ho idea di come possa essere avvenuto. Ho il sospetto che forse non sono stata poi così attenta
rigorosa nell'applicare il solare a mare, quelle 5-6 volte che sono andata. Non mi sono mai preoccupata di applicare il solare mentre ero a casa, la mattina, è qualcosa che mi ho fatto, anche se resti a casa. E poi comunque l'anno scorso ho fatto un viaggio meraviglioso con mia figlia nella penisola iberica, sono stata moltissimo al sole. Sotto questo sole stupendo insieme a mia figlia, è stato un viaggio da sogno, è durato un mese, non rimpiango niente, però mi ritrovo con queste macchie solari. Quindi avevo già pensato che quest'anno non avrei cambiato qualcosa nella mia routine. Volevo acquistare appunto un solare ed ero lì indecisa fra Super Goop di Sephora o la linea Santique acquistabile su Min. Quando appunto mi ha proposto Bar e quindi ho accettato questa di fare da tester. È un solare chimico. Vi ricordo che la differenza fra solari, i solari sono, si differenziano fra solari meccanici, solari a base principalmente di ossido di zinco o biossido di titanio. Fra l'altro, l'ossido di zinco è quello più rispettoso della pelle, e quelli chimici. Il funzionamento è totalmente diverso. I solari meccanici fanno da scudo e quindi riflettono indietro i raggi del sole, mentre invece quelli chimici li fanno assorbire all'interno della pelle e poi li neutralizzano. Il risultato è sempre lo stesso, però. Un po' tutti i dottori che seguo, i grandi influencer che seguo, dicono che quelli meccanici sarebbero migliori, in particolare quelli più rispettosi della pelle sarebbero proprio quelli a base di ossido di zinco. Questo è un solare chimico. Mi sono trovata benissimo. Mi sono trovata benissimo perché lascia un finish leggermente glowy, ma non come la crema che avevo recensito ad aprile. Un glowy, ecco, al momento ce l'ho applicato, una luminosità ma molto molto naturale. La pelle si presenta assolutamente morbida, ma non appiccicosa. Si è fusa perfettamente, l'ho stratificato sopra crema, poi fondotinta, quindi cipria. No, scusate, poi ho applicato questo. No, perdonatemi. Crema, solare e poi fondotinta. Si è perfettamente fuso e non ha neanche creato quel fastidiosissimo problema definito peeling, quando tu vai poi a stendere il fondotinta con le dita, con la spugnetta, con il pennello, quelle palline che eliminano tutte le creme che hai messo sotto. Odiosissimo effetto. È favoloso. Fra l'altro. L'ho anche applicato sul trucco perché nelle mie ricerche ho imparato anche che è possibile applicare il solare anche sul trucco. Come? Si applica sulla mano e poi con una spugnetta si tampona ogni 2 ore, perché vi ricordo che la protezione solare dura circa 2 ore, si riapplica sul trucco. Beh, la prova è assolutamente riuscita. Scusate, voglio mostrarvi un po' la consistenza. È splendido, lo riacquisterò senza dubbio. Voglio anche dare in realtà una possibilità a Santique, anche perché io quest'estate voglio usare moltissimi solari. L'effetto glowy si vede. Adesso si asciugherà perfettamente. Non resta né umido, né grasso né appiccicoso, però l'effetto glowy continua a esserci. L'ho adorato, mi ha totalmente, totalmente convinta. Alcune specifiche del prodotto: 50 ml, 28,95 euro. Contiene centella asiatica, un prodotto molto usato nella cosmesi coreana, idrata e lenisce. Niacinamide, che io adoro, è un estratto della vitamina B3. E illumina la pelle, adenosina che è un emolliente particolarmente adatto per le pelli mature perché va ad agire sulle rughe, e poi le ceramidi, e queste mi preoccupavano da morire perché sono quelle che idratano moltissimo la pelle e temevo che creassero questo effetto sticky, ma così non è stato. Vi
Vi garantisco che questa è una recensione assolutamente, assolutamente veritiera. Non ne avrei parlato in termini così entusiastici se avessi avuto anche solo un minimo dubbio. È un prodotto che riacquisterò senza dubbio. Faccio notare anche la confezione. Io invoco proprio più confezioni così, non so se lo vedete bene. Questa è plastica e andrà riciclata, è totalmente riciclabile, è prodotto da plastica riciclata, ma soprattutto la parte superiore è carta. Carta. Quindi sarà semplicissimo una volta finito il prodotto, aprirlo, separare le due parti e riciclarle in maniera differenziata. Ok, per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato e ci sentiamo presto, molto presto. Ciao!